sono a Precicchie, era parecchio che non ci venivo su, minimo un anno, credo l'anno scorso che stavo trattando per una casa che è dall'altra parte della collina, che poi non è andato a buon fine, diciamo di comune accordo, e considerando i problemi che adesso ho per quest'altra casa, che è molto più vicina ad Ancona, e probabilmente avrei trovato da discutere con questi, o comunque sarebbe saltato. Loro volevano una cosa molto più celere rispetto a quella che si sta adesso prospettando. Comunque, a parte questo, oggi è il 19 giugno 2023, ore 5:25. Sto utilizzando, faccio vedere se riesco a girarla. Non c'è la modalità per girare. Vabbè, la faccio vedere così. Vedete questa borsetta, è tipo zainetto frontale, molto comodo, molto pratico. Ne ho addirittura ordinato un altro pensando che questo fosse minuscolo dalla foto. Invece alla fine era sufficiente. Però vabbè, magari per giri un po' più impegnativi, questo adesso, perché ho degli amici che mi stanno aspettando, loro hanno fatto una grigliata, ma a me non va di stare seduto con la bella panza tonda su una sedia o su uno sdraio, che per carità è la brezza, è il verde, stai all'ombra, tutto, però a divorare carne non è il caso. Caso, per cui ho preferito camminare almeno un'oretta e mezzo così. Adesso andrò su piano piano. Sto notando, fate caso anche voi dove abitate, se i campi coltivati delle vostre parti sono tutti a grano, cioè in Ancona tutto grano, anche qui che è una zona di montagna, diciamo, anche se non siamo moltissimi, siamo sui 500-600 metri. Un po' internato, questo non è terreno adatto al grano, assolutamente. È terra povera, è anche un po' arida perché non ci sono bacini naturali e siamo pure in alto, la terra in alto è sempre più povera dal punto di vista idrico. Eppure tutto grano. Secondo me si prospetta qualcosa, oppure semplicemente le leggi del mercato che, come sapete, è aumentata la pasta, è aumentato il pane, e per quale motivo aumenta sta roba? Perché aumenta la materia prima, e quindi adesso forse si sono buttati tutti alla coltivazione del frumento. Può darsi che sia solo questo, però strano, no? E tutti i campi che si vedono quest'anno, grano, grano e solo grano, che è un'ottima cultura, ci mancherebbe. Preferisco il grano, che è un alimento di base che va bene per tutti, piuttosto che quelle più specialistiche, come andavano di moda negli ultimi anni della globalizzazione, in cui lasciavamo le produzioni di massa, sia agricole che industriali, le lasciamo tuttora ai paesi del terzo mondo. E così siamo interconnessi, interdipendenti, ma appena c'è qualcosa che non va da una parte, ti colpisce pure a te. E allora i pacifisti internazionalisti ti dicono: ma è positivo così, perché almeno ci guardiamo bene dall'affrontare cioè da innescare le crisi internazionali, le guerre, perché se tutti siamo interdipendenti nessuno si può permettere di danneggiare l'altro. E invece capita perché, oh, finalmente hanno rifatto l'asfalto qui. Erano decenni che c'era un asfalto schifoso, pieno di buche. Speriamo che arrivi fin su. Sta ancora di asfalto, forse perché c'è il sole che scalda e scioglie un pochino. Qui la gente si fa un po' più i fatti suoi passando, perlomeno passa più inosservata una figura come la mia col cappello. Vedete,
con la borsa o anche i guanti per evitare il sole intenso. Sono guanti da corsa, non è che sono guanti da neve, quindi che ci sta ad utilizzarli. Però mi è capitato uno prima, un anziano, che passava con l'auto così con la bocca e poi guardava, aveva il parasole, guardava sotto per vedermi in faccia, come per dire ma chi è questo, no? È Gnigna, chissà chi è. Vabbè, qui te ne capita uno ogni 5 macchine, diciamo, che non sa stare al mondo facendosi i cazzi suoi. Ma se vai in città, in una città, qui più o meno sono abituati, tra gente che passeggia, campeggiatori, ciclisti, pure qui gli abitanti stessi sono un po' rustici, quindi sanno un po' di più la funzionalità del cappello, della borsa, poi c'ho le scarpe delle semplici scarpe da tennis, quindi, dal punto di vista delle scarpe proprio l'ho messe con l'unico scopo di consumarle, perché sapevo che sarei andato comunque per asfalto. Queste scarpe sono oramai alla frutta, fuori non tanto, ma dentro sono parecchio deformate, le voglio buttare via, però mi sa fatica di buttare la roba se non è proprio demolita, e allora vorrei demolirla, ci faccio un ultimo raggio, oppure lisciata la suola. Ecco, si sta scaricando la SD e niente, tutto qui. Dicevo solo questo, in città se non sei con l'ordinanza d'estate, ciabatte, pantaloncini corti, canotta e sopra al massimo un cappellino di quelli da baseball o anche senza, con la zucca anche pelata sotto sole pieno, non sei conforme e quindi tutti a guardarti, perché cosa fa questo? Tutto vestito con questo caldo, con questo sole, o testa di minchia proprio perché c'è il sole, e qualcuno l'ha capito a sue spese, però purtroppo l'ignoranza conduce anche a fare male a se stessi. Prima magari la fai agli altri, però dopo poi qualcuno non capita mai, ma qualcuno capita, e lo dico sempre, proteggetevi, mettetevi addosso in generale anche le borse, quello che vi serve, senza che andate in giro con le tasche gonfie, rischiate di perdere la roba per strada. Non è un danno alla salute, ma è un danno anche economico per le rotture di scatole che possono conseguirne se perdete un portafoglio, non solo per i soldi, per schede, tessere, documenti vari e ricordi. Quindi questo è tanto dovevo per oggi, anzi è pure un sovrappiù perché non dovevo nemmeno fare il video. Infatti c'ho il telefono in mano. Buona giornata a tutti, qualunque giorno sarà di caricamento, e ci vediamo.